Guarda Meta, guarda X, guarda Twitter appunto, guarda Instagram, guarda, ho capito, però è una fallacia logica, perché in realtà è un bias di conferma. È evidente che la maggior parte delle piattaforme hanno problemi. Io ho fatto servizi, video che evidenziano quanto Facebook se ne freghi altamente ogni volta che qualcuno sponsorizza un video a pagamento in cui magari ci sono dei deepfake, false offerte di lavoro, truffe chiare, evidenti. Il tema legato a Telegram è diverso però, perché Telegram, a differenza di tutte queste piattaforme, non ne vuol sapere di principio di collaborare con le forze dell'ordine, giudici, chi chiede informazioni, o comunque lo rende molto complicato. Insomma, ad oggi non ha mai fornito informazioni sugli utenti, e questa è la grande differenza, e non lo rende più libero di altri, perché in realtà tutte le piattaforme oggi sono influenzate ed influenzano più dei governi, più degli stati, e questo è il grande tema. Cioè, la vera libertà di comunicazione, di informazione legata a quello che succede nel mondo, e non solo non c'è, ma per di più è, come dire, intermediata da grandi aziende, quando in realtà abbiamo creato delle società fatte fatte per garantirci tutta una serie di diritti che vengono completamente bruciati e superati dalla forza di queste grandi piattaforme. Quindi il problema è evidente che non sia Telegram in sé, anche se io, che credo alle istituzioni, non sono contento che non collabori con le forze dell'ordine, per esempio. Dovrebbe farlo, e così come Facebook dovrebbe smetterla di pubblicare annunci a pagamento truffa, così come X dovrebbe essere più trasparente nei suoi rapporti con la politica. È avanti così, ma è evidente. Però tuttavia questo non cambia il punto centrale, perché se oltre alla disinformazione uno dei punti caldi a cui si tiene di più è tutta la criminalità che circola sulla maggior parte ovviamente dei social, ma che in particolare su Telegram permette con facilità tutela quelli che condividono contenuti abominevoli, tipo appunto quelli pedopornografici, contenuti simili, è evidente che in quel momento diventa più responsabile di altri. Questo è un po' il punto, perché ieri ho dovuto rispondere a tanti commenti, come avete visto, perché c'erano tanti benaltristi, no? Ma certo che guardo, e come, ma qui stiamo parlando di una piattaforma che di fatto difende l'identità di pedofili e di criminali che fanno brutte cose alle persone, traffico di droga, traffico di esseri umani, eccetera, eccetera. Questo è un po' il punto.